Schizzo, qui St. John. Sono al confine. Vedi qualcuno dei miei lì? No, Schizzo, non c'è nessuno. Ascolta, quanto tempo ho ancora? Tempo? E per cosa? Io so solo che sto giocando a carte con alcuni dei miei ragazzi. Due di loro dovrebbero essere di guardia adesso, ma io chiuderò un occhio. E viste le carte, direi che giocheremo tutta la notte. Quindi fino a mattina. Ricevuto. Chiudo. Smarriti! Dio santo, che disastro. Sistemato. Ok, ci siamo quasi. Morire bastardo! È finita? Cristo santo! Quel bastardo non voleva mollare. Antibiotici. Devo trovare degli antibiotici. Sì, finalmente. Devo tornare alla motore.
Prima rimettiamo Boozer in sesto, prima ce ne andiamo. A nord, ormai è deciso. Deacon St. John, mi ricevi? Dick, sono Ricky, passo. No, non deve sapere che sono qui. Sì, Ricky, sono Dick. C'è un'interferenza, ti sento male. Dick, dove sei? Io ho bisogno di... Ah, mi dispiace, Ricky, ma ora non ho tempo. Aspetta, è Deacon. Dietro di lui! Tu e tu, seguite la strada, non devono tornare. Ora! L'hai trovato? Perché ne resta, sì. E che cosa ne resta? Ho sentito sparare. Che succede? Ti hanno aggredito i ripugnanti, ma ho sistemato tutto. Sistemato tutto? Cosa... Che mi aspettavo? Aspettavi cosa? Senti, Ricky, chi è il capo della sicurezza? Sai, me lo chiedo anch'io ogni santo giorno. Qui ho finito. Bene. Che fai da queste parti? Che cosa faccio, Dick? Eddie mi ha chiesto di chiamarti. Perché? Ehi, aspetta, no, Boozer sta bene. Non lo so, dobbiamo andare. Che è successo a Boozer? Non lo so, ma Eddie mi ha chiesto di cercarti. Ho chiesto in giro e ho scoperto che eri qui con Schizzo. Ora capisco perché. Non so di che parli, davvero. Il sito dello schianto, le medicine... Non è un segreto, Dick. Iron Mike stava negoziando con Carlos. Voleva stringere un accordo per dividere le scorte con i ripugnati. A cazzate! Che vuoi dire? Voglio dire cazzate! Sono stato lì. Qualcuno ha saccheggiato metà del carico e tutte le tracce portano a sud. Ho passato mesi a trattare con i ripugnanti e ti garantisco che fidarsi di loro è una follia. Mi sembra di sentire Schizzo. Ti ha messo in mezzo, vero? È stato lui a dirti del sito. Sì, certo! Ora sono diventato il galoppino di Schizzo! No? E allora come l'hai scoperto? Da un randagio al campo di Copland! Non è un segreto, l'hai detto anche tu! Giusto. Comunque Schizzo cerca da mesi di scatenare una guerra con i ripugnanti. Buon per lui che sei venuto a dargli una mano. Posso chiederti una cosa? Posso impedirtelo? L'ultima volta che ti ho visto, lo scorso autunno, hai mandato al diavolo Iron Mike perché non voleva pagare per i tuoi superstiti. Non è andata esattamente così. Invece sì, me lo ricordo bene. Mike ha detto che gli sembrava un traffico di schiavi. Ok, senti, non abbiamo mai obbligato nessuno a venire. E Tucker? Vale anche per lei? Non lo so. Quando incontri un sopravvissuto che soffre la fame nell'incubo, non dorme da giorni e si trascina senza la forza di scappare da uomini come te, non pensi che forse non abbia altra scelta? Eppure alla fine lo porti a Hot Springs e ti metti in tasca qualche credito. C'è sempre un'alternativa, Deacon. Credi sia semplice per noi accogliere chi non può lavorare e dare il suo contributo? Ma per fortuna tua e nostra, Iron Mike non è come te. William! William, se riesci a sentirmi, devi fermarti subito! No. Eddie, che succede? Boozer! Ehi, no. Tienilo fermo! Che diavolo fai? Ascolta, che stai facendo? Ascolta, no, dobbiamo farlo ora, non c'è tempo da perdere! Fare cosa? No! Non provare! Oh. Non tagliarlo! No, no! Dick. No, non puoi! Assolutamente non puoi, Dick, fargli questo! Stammi a sentire! Gli antibiotici gli salveranno la vita, ma per il braccio non c'è assolutamente nulla da fare. Quindi ascoltami, ho bisogno che tu mi dia una mano. Oppure puoi restare a guardare il tuo amico morire. Va bene. Lo stiamo perdendo! Lontana! Dicono. D'accordo. D'accordo, va bene. Ehi, amico. Ehi, bello. Coraggio, adesso tu cerca di stare tienilo, con me. Tienilo giù. Ok? Tienilo. Dick. Ok. Tienilo ancora. Ok. Mio merda, lo stiamo perdendo. No, perde troppo sangue, devi fermarti, perde troppo sangue. Mi serve la garza. Okay. Oh, no.
Musa! Dai, non resisti! Tienilo! Andrà tutto bene! Dove devo tenerlo? Basta che tu lo tenga fermo, non agitarti e tienilo fermo, Deacon! Ah. Ehi, te la sei cavata bene. Ai tempi del liceo ho pensato, devo fare l'ingegnere meccanico o forse il chirurgo. Avrei dovuto fare il medico. E tu? Ehi, ok. Oggi hai salvato la vita al tuo amico. Dubito che lui la veda così. Beh, alla fine lo capirà. Devo andare ad attaccargli la flebo. Non so da dove arrivi questa roba e non voglio neanche saperlo. Ma salverà parecchie vite, dicono St. John. Moltissime vite. Vado ad aiutare Eddie. Mike, cerca di stare calmo, ok? Deacon! Esci fuori! So cosa hai fatto! Non potevo lasciarlo morire. Mike, lascia perdere, è andata. Questo lo so, dannazione! Boozer ce la farà? Non lo so. Ma i ripugnanti ti hanno visto e ti hanno seguito. Quando Carlos verrà a saperlo, si scatenerà un cazzo d'inferno. Carlos può andare a farsi fottere! Tu stai giocando con le vite degli altri! Spero tu te ne renda conto. Hai fatto la cosa giusta. Mike, aspetta! Lost Lake, andi con St. John. Ci sei? Sì, Ricky, che c'è? Iron Mike dice che saresti anche disponibile ad aiutarci con le missioni per il campo, ma che ti rifiuti di lavorare per schizzo. Sì, qualcosa del genere. Beh, ti capisco. Comunque la tua referente sono io, quindi passa dall'officina. Qui abbiamo un incarico per te. Ok, va bene. A dopo. Sarà utile. Dico, ci sei? Sì, Ricky, che c'è? Volevo solo dirti che mi spiace per quanto accaduto a Boozer. Beh, mai quanto dispiace a lui. Guarda, Eddie voleva dirti che se non avessi portato il coltello di Listo, Boozer sarebbe stato anche peggio. Beh, certo, così hai potuto affettarlo più facilmente. Ad ogni modo spero... speriamo che ce la faccia. È anche mio amico, sai. Ehi, ascolta. Grazie per averci portato al campo, Ricky. Ora devo andare, chiudo. Eddie, ci sei? Dico St. John all'infermeria di Lost Lake, rispondete. Dick! Ehi! Mi sento ancora scombussolato, sai com'è. Tu stai bene? Che succede? Boozer, ehi! Niente, solo che... mi ero stancato di ascoltare Radio Free Oregon. Sai, quelle stronzate complottiste hanno preso a piccole dosi. Dick! Eddie mi ha detto tutto. Sarei morto senza di te. E che hai trovato quell'anti, che cazzo ne so, e... Boozer, io... Deve essere stato divertente. Tenermi giù mentre lei mi faceva a pezzi. Ti ricordi di Jack? Come tagliava quel tacchino l'ultima volta che abbiamo mangiato tutti insieme. E schizzava via di continuo giù dal tavolo. Sì, Boozer, me lo ricordo. Ma lo sento ancora, sai. Il coltello. Peggio dei ripugnanti. Se tu non fossi stato lì a tenermi giù, non so cosa sarebbe successo, Dick. Non lo so. Ormai è fatta, Boozer, è fatta. È tutto finito. Dick, scusa, mi sento ancora frastornato.
Sì. Senti, Eddie mi ammazza se scopre che sei in piedi a cazzeggiare. Senti, ora la Brenda mi chiama. Qui Lost Lake, passo e chiudo. Ascolta, Boozer. Boozer. Merda. Ehi, sono ancora io. Alla fine ho portato Boozer all'accampamento di Lost Lake. Sì, lo so. Ti avevo detto che lì non avrei mai più messo piede perché ero Mike che mi aveva minacciato di rompermi il collo, ma non avevo scelta. Boozer sarebbe morto altrimenti. E nonostante questo non voleva saperne di muoversi. Neanche io volevo andarci, ma come ho detto non avevamo alternative. Né io né lui. Ma non è servito a nulla, ha perso il braccio comunque e ora è bloccato. O meglio, siamo bloccati. Maledetto schizzo. Sai, non ricordo se ti ho mai parlato di questo idiota. È il classico stronzo felice di come il mondo sia andato in malora. Dice che era un membro di una gang a Sacramento, Fresno, non ricordo. Ma non è di queste parti, assolutamente. A suo dire trafficava in droga e armi dalla California all'Oregon finché la situazione non è precipitata. E sai che penso? Penso che racconti balle. A me sembra un ragazzotto da confraternita universitaria, di quelli che giocano alla lacrosse, vendono bibite in un mini market. No, anzi. Uno con il posto assicurato nello studio di commercialisti del padre, dove avrebbe fatto fotocopie e caffè, guadagnando in un giorno più di quanto io mettevo insieme in una settimana. Sai, io e Boozer facevamo sempre un gioco prima di lasciare Lost Lake. Lo chiamavamo Indovina chi era. Sceglievamo una persona e tentavamo di indovinare chi fosse prima che sprofondassimo in questo schifo. Beh, ho incontrato diversi tossici, parecchi ex detenuti e nessun contabile. Non credo sia un caso a pensarci. Le prime due settimane quando è scoppiato il casino, Dio santo, sembrava l'inferno in terra. Nessun ragioniere o passacarte sarebbe potuto uscire vivo da quell'incubo, quindi chissà, forse Schizzo dice la verità. Non mi dispiace che tu te lo sia perso, per nulla. Detto questo, Boozer e io volevamo andare a nord per tirarci fuori da questa merda, ma non sarà possibile in tempi brevi, forse non lo sarà mai. Beh, guardiamo il lato positivo. A quanto pare sei condannata a restare con me. Ok, torno presto e ci vediamo. Ehi, hey Ricky, hai un lavoro per me? Ciao, Dick. Sì, ricordi Shane Riley? Lo chiamavano tutti Red. Red Riley? Mai sentito. Ma indovino, è rosso di capelli. Cosa? No, era per gli stivali. Aveva un paio di scarponi in pelle di serpente tinti di un rosso orrendo. Una vera merda. Immagino. Lavorava per noi tempo fa, finché un giorno ha deciso che i nostri crediti non gli bastavano e ha ammazzato Lindsay Fuller senza tante storie. Chi? Lindsay. Era alle scorte prima di Blair. Aspetta, cosa? Ha ucciso una donna disarmata? No, era armata. Ma non si aspettava un proiettile in fronte. E senti questa. Red l'ha ammazzata, ha ripulito il capanno delle scorte ed è scappato senza lasciare nessuna traccia. Era un figlio di Lurida. Almeno finora. L'hanno visto con i suoi uomini a Camp Pioneer. Non devi neanche chiedere. Non sopporto che... Uccide le donne disarmate, lo so. Sapevo che avresti accettato. Già, comunque, ripeto, ci penso io. Che altro puoi dirmi di lui? Non molto. Ah, aspetta. Mastica tabacco. È talmente ossessionato che raccoglie i mozziconi, estrae il tabacco e se lo ficca in bocca. Che schifo. Beh, ora ho due ragioni per farlo fuori. Sì, ma sta attento, Dick. Ehi, Ricky, sono a Camp Pioneer e sembra una Cristo di zona di guerra. Che succede? C'è qualcuno dei nostri lì? No, non credo. Sembra che stiamo liberando dei furiosi. Corri. Non preoccuparti, lo troverò, dico. D'accordo, Red. Dove cazzo sei? Larve, bene. Okay, uccidono le larve. Non deve scappare. Ok,
che roba è? Ok, sì, sì, mozziconi di sigaretta, sì. Orme di stivali. Furiosi! Vediamo. È il tipo di orme lasciato da quegli eleganti stivali da cowboy. C'è qualcuno che ama. Fuoco, fuoco! Ah, sputa il tabacco. Riley, sei un disgustoso pezzo di merda. Altre orme di stivali, sì, di qua. Una cassa. Altre orme di stivali. Va bene, sta pisciando. Quando ti scappa, ti scappa. Dove diavolo ti sei nascosto, Fred? Deve essere qui intorno. Ha avuto quello che si meritava. Se ne stava lì a fare commenti ad alta voce su di me. Avrebbe dovuto saperlo. Nessuno può prendermi in quella. E l'avevo anche detto di chiudere il becco. O le avrei ficcato un proiettile in testa. E mi ha ascoltato. Mi restano poche munizioni. Perché nessuno mi ascolta mai. Eccoti qui. Nessuno manca di rispetto a Red Riley senza pagarne le conseguenze, no signore? Beh, lei di certo non mi sentirà più, visto quel poco che è rimasto della sua testa. Coraggio, Red, vieni fuori. Non voglio ucciderti, randagio! Ma se mi costringi! Ehi, Ricky, l'ho sistemato. Deacon. Ah, che sollievo. Lindsay aveva alcuni amici. Li avviserò io. Sì, d'accordo. Alla prossima, Ricky. Un paio di giorni. O'Brien, ho raggiunto un radiofaro. Dimmi quale. Come quale? Questa radio della Nero ha il GPS, no? Sì, ma certo, sì. Ok, è quello di Holland Falls. Ottimo. Occhi aperti, arriverà una squadra operativa. O'Brien, chiudo. O'Brien? Porca troia. O'Brien, rispondi. I tuoi amici sono qui. O'Brien? Sono miei amici. Ok, prosegui a piedi. Sì, 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 lo so, che vuoi che faccia? Devo piazzare uno dei vostri dispositivi. La zona d'atterraggio è sicura. No, questa volta no. Dividetevi e li sto già tracciando. Sicurezza. Segui la ricercatrice. È lì per studiare un soggetto infetto. Un furioso rilevato in una grotta della zona. Grotta? Dovrei seguire una squadra di soldati della Nero armati in una caverna. Resta vicino a quella donna. Fin quando sei a portata posso intercettare i suoi dati. O'Brien? Sto ancora cercando notizie, non fare domande. Allora perché continuo a parlare con te? Passo e chiudo. Squadra, rapporto. Niente da riferire. Tutto bene? Sì. L'area è in sicurezza. Tutto a posto, abbiamo controllato.
altro l'ha sentito? Cazzo, che freddo. Riscalda la tuta, no? Chissà quanto ci vorrà. Sempre tempo per i miei. Resta vicino a quella donna. Beh, Doc. Vero, Brian? Sì. Non l'ho mai capita. Più facile a dirsi. Questa storia degli stadi. Uno, due, tre. Ovvero? Insomma, il virus è sempre lo stesso, no? No, la questione è più complessa. Ora lasciami. Ok. Lo so, sono un soldato. Ma prima della grande furia ero iscritto a biologia. Qualcosa ne capisco. Ah, sì? Si fidi. Ok. Beh, non ne siamo certi, ma le analisi del sangue indicano, lasciano supporre che il virus si diffonda nel sistema linfatico, riproducendosi e attaccando le cellule con esiti catastrofici. Attaccando. Non perderla di vista. Più precisamente, riportando allo stato attivo una serie di proto-oncogeni latenti. Un cancro. Guardalo. Guarda tutti loro. Ti sembra forse un cancro? Una forma aggressiva? No. No, no, è qualcosa di molto peggio. Che intende? Il virus ha uno scopo. I furiosi presentano queste caratteristiche perché il virus li vuole così. Ma che dice? Sto dicendo... Che sto dicendo? Terrorismo. Qualcuno ha scatenato l'epidemia. Non lo so. Quindi è finito? Sì, ok, direi che è ora di filare. Brian, rispondi. Ho raccolto i dati. Appena ricevuto. Grazie, randaggio. Di cosa parla, Brian? Ha detto qualcosa riguardo a un virus o quello che è agli effetti che produce. Voglio sapere cosa sta succedendo, Brian. Perché sono qui? Cosa sperano di ottenere? Oh, Brian! Ok. Ti tengo aggiornato. Passo e chiudo. Ok, questa storia comincia a seccarmi.